Ci ritroviamo a distanza di 7 mesi rispetto a quella partita, lì l'episodio di Di Pasquale vi aiutò tanto, questa sera avete da recriminare. Un pareggio, 0 sconfitte per il Pescara. Non sentiamo. È un periodo che ci gira male sotto tutti i punti di vista, però manteniamo la calma, sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo fatto una gran partita e questa è la strada da continuare a seguire. Senza riferimenti offensivi, perché erano assenti tutti i suoi attaccanti, ha creato però tanto fastidio al Pescara andando a mettere pressione alta e chiudendo in linea di passaggio al centrocampo biancazzurro. Sì, perché il Pescara è una grossa squadra quest'anno, vive di entusiasmo, si respira effettivamente un'aria diversa rispetto a quello che ho vissuto l'anno scorso. La squadra è unita, ma unita all'interno del gioco, sono corali e quindi bisognava rompere le linee di passaggio. I miei ragazzi l'hanno fatto al massimo, ripartendo con forza, costruendo bene, nella ripresa tante occasioni da gol, e quindi sono contento perché oggi ne usciamo veramente rinforzati al cospetto di una grande squadra. Le chiedo una considerazione sui due episodi, uno ha protestato tanto, secondo me ha ragione il Perugia, uno ha protestato il Pescara. L'episodio di Brosco credo sia abbastanza evidente nel primo tempo con l'attaccante che stava andando in porta, esatto, e l'episodio forse anche di Angella che ha toccato con il braccio il pallone di Vergani che stava andando anche lui. Come li ha visti? Ma guarda, io commento ogni partita che ci sono episodi continuamente. Se vediamo questo girone, ogni partita abbiamo degli episodi dubbi. L'assenza della tecnologia conduce l'arbitro chiaramente all'errore di valutazione, come noi sbagliamo le valutazioni tecnico-tattiche. Quindi è chiaro che noi crediamo vendetta, perché lì a 15 minuti all'inizio rimanere in 11 contro 10 col Pescara fa la differenza. C'è stata anche una gomitata clamorosa su Mezzoni in pieno volto, quindi sono tante per loro, per noi, sono tanti piccoli episodi che non vale la pena perdere tempo a commentare, perché ogni domenica avremo questo noi e Pescara, quindi ci dobbiamo abituare a questo. Però voglio sottolineare secondo me la grande prestazione di entrambe le squadre e con quanta forza i miei ragazzi hanno voluto provare a vincere questa partita. Le do l'auricolare per una domanda da studio e poi liberiamo per la conferenza stampa il tecnico del Perugia Formisano, vi ascolta. Buonasera Formisano, insomma in due partite 4 punti a Pescara. Buonasera. 4 punti a Pescara in due partite, niente male. Allora Fabio Ferraresi per le domande. Ciao mister, grazie. Ben rivisto, complimenti comunque per Ciao, l'ottima Fabio, interpretazione che, della gara. No, ti volevo chiedere col senno di poi, al di là che comunque avevi tantissime assenze, io credo che tu il primo tempo comunque volevi innanzitutto cercare di portare la partita su certi binari, però visto poi come è andata col senno di poi magari potevi usare qualcosina in più, perché poi il secondo tempo hai messo in grande difficoltà il Pescara dal mio punto di vista. Credo che no, invece credo che noi abbiamo fatto esattamente quello che andava fatto. Con i giocatori che avevamo oggi dovevamo fare questo tipo di partita. Sapevo che il Pescara poteva soffrire un determinato tipo di sviluppo offensivo e alla fine è successo. Purtroppo io credo che stasera ci sia mancato solo il gol, però l'abbiamo cercato con insistenza. È stata una bella partita, sono felice. L'ultima volta che sono venuto ho affrontato Zeman, oggi affronto Silvio Baldini, sono due mostri sacri. Oggi per me era una partita particolare perché affrontavo anche il mio ex direttore, io sono stato 7 anni al Benevento, sono cresciuto lì e quindi per me è stato importante, un tassello di crescita per me e per la squadra, e usciamo da questo campo rinforzati. Può vincere il campionato il Pescara? Mi risponda secco. Oggi sì.